Egitto, nell'anno 1249. Nella valle superiore del Nilo, Arabia, Siria e Persia hanno giurato obbedienza al califfo di Baghdad, protettore dei fedeli e osannato rettore dell'Islam. Continue lotte infuriano su questa terra. A Mansura un'orda di invasori è stata respinta da 10.000 soldati dell'Islam. Uno degli artefici della vittoria è stato il principe Aidi, figlio del califfo. Con il suo aiutante capitano Hussein, va verso Baghdad per recare la buona novella al padre. Davanti a loro sorge l'antica città di Helwan, sulle rive del Nilo. Cosa dobbiamo la visita di un illustre farabutto pari tuo? Al fatto che le strade del bazar accolgono da troppi giorni gli sgherri di Ramakan e la loro vista comincia a stomaccarmi. Tanto vale ti prepari ad una lunga nausea, perché staranno qui per molti giorni a venire. E quest'oggi Ramakan in persona entra nella città portando altri dei suoi lerci assassini. Li porterà, sì, e per richiesta del nostro principe Selim. Che dovessi vivere per vedere un egiziano sguinzagliare i cani beduini contro il suo popolo. Il cuore del principe Selim è sempre stato con il suo popolo. Tu difendi il principe Selim, ma ci spinge a insorgere contro la sua oppressione. Strano parlare il tuo, Taura. Il nostro nemico nel palazzo reale non è il principe Selim. Si dice che lo sciamano abbia esercitato un influsso malefico sul principe Selim, costringendolo a cercare l'aiuto di Ramakan. Da quando lo sciamano è giunto per curare i mali del principe, sono cresciuti i mali del popolo. Ramakan arriva come un conquistatore. Tale è la sua intenzione. Nobili signori, guardate cosa vi ho portato alla Tebriz, la Saruka! Ferma! Il vessillo reale del possente califfo di Baghdad. E con esso il principe Aidi. Ti saluto, magnifico principe. Ti saluto, Ramakan. È inconsueto trovare i potenti senza scorte in terra straniera. Ero ansioso di raggiungere Baghdad per dare a mio padre notizia della nostra grande vittoria a Mansura. Un mare di sangue. Forse ora i maledetti infedeli cesseranno di invadere l'Islam. Io ho visto uno dei tuoi guerrieri del deserto fra i nemici, Ramakan, e anche qualcuno qui in Helwan. Per desiderio del principe Selim, essi dovranno sedare i tumulti in città. Il magnifico principe passerà la notte nel palazzo reale? Non era mia intenzione.
Ma ora devo chiedere al principe Selim la natura dei tumulti nel suo reame, perché sarà motivo di serio interesse per mio padre. Domani, alle prime luci dell'alba, attraverserò il fiume e continuerò il viaggio. Il mio legno è a tua disposizione e ora, col tuo permesso, ti scorterò al palazzo reale. Uomini di Cam, avanti! Figlio di Satana! Orci beduini! Maiali del deserto! Figli di Satana! Li stanno accogliendo come una turba di lebbrosi. Ramakan conta amici per quante dita una mano mozza. Orci! Maiali! Punite a dovere questi sciacalli! Via! Sarebbe stato meglio andare al palazzo senza scorta. Lascia perdere, Gui, bisogna fuggire. Metti dentro gli artigli. Non batto una donna, neanche fosse una furia. Strane parole per un assassino al soldo di Khan. Non appartengo a Khan, sono uno straniero di passaggio. Il mio compagno è stato colpito da una pietra lanciata da questo tetto. E a quanto pare proprio da te. Lasciami, ti imploro, sarò presa dagli uomini di Khan e mi venderanno come una schiava. Un'altra volta accertati si tratti di un nemico prima di sfoderare gli artigli. Ora fuggi, ragazza. Un cane mi ha pugnalato. Inseguitelo! Peccato non l'abbiano ucciso, nobile Khan. Avresti potuto fare una strage con la benedizione del califfo. Sono accorso, ma troppo tardi. L'ha raggiunto prima la lama egizia lanciata da un tetto. Hussein, amico mio. Non devi ritornare al tamburino, Taura. Qui ormai non sei più al sicuro. Non saremo più al sicuro in nessun posto. Nessuno di noi. Finché Ramakan sarà qui. Potessi arrivare agli orecchi del principe Selim. Gli orecchi del principe sono chiusi, grazie allo sciamano. No, Babu, dobbiamo trovare aiuto altrove. Ti fosse accaduto qualcosa. Ben sai che Taura la danzatrice sa come difendersi. Taura lo so, principessa. Io stavo in pena per la principessa Shalimar. Se tu avessi tardato ancora, sarei uscita a cercarti. Ma ti è proibito uscire. Oh, non mi avrebbe fermata nessuno. Tu, oh, ma non sai nuotare. Non bastava fermarmi. Allora cosa ti ha fermato? Io ho sentito il rumore della battaglia. Ho avuto tanta paura.
Goi ha tirato una pietra a Ramakan e la battaglia si è accesa. Temo che molti dei nostri siano morti. Che cosa orribile, principessa. Ma tu sei salva e di questo rendo grazie a Iside. Principessa? Cavalca con loro. È dignitoso, le sue vesti sono fine e preziose. Da qui non riesco a vedere se è bello. È molto bello. Lo conosci, principessa? Ho parlato con lui. Parla saggiamente? Io direi di sì. Clio, corri, scopri il nome e il rango dello straniero. Sì, principessa. Principessa, pensi di rivedere questo straniero? Se fosse potente, io chiederei il suo aiuto. Bada, principessa, che nella principessa Shalimar egli non riconosca Taura, la danzatrice. Dubito che sospetterà la principessa Shalimar di avergli piantato un pugnale nella spalla. Tu l'hai ferito, principessa? No, è stata Taura, la danzatrice. Oh. Principessa, ti porto grandi notizie. Lo straniero è il principe Aidi, figlio minore del possente califfo di Baghdad. Basta che muova un dito e l'armata del califfo si lancerà nel deserto per liberarci. Mi domando quale sarà il profumo che il principe Aidi preferisce. È scritto che l'essenza di rose di Samarcanda rende l'uomo cieco a tutto, tranne che all'amore. Essenza di rose, sì. Non esiste più libertà in questo palazzo, sciamano? Le questioni importanti hanno la precedenza sulla libertà. Allora parla, sciamano, e vattene. Il visitatore per il quale così elaboratamente ti acconci partirà domani all'alba. Fino ad allora ti è proibito lasciare le tue stanze. Per ordine del principe mio padre o tuo? Le nostre menti sono una sola, principessa. Ramakan è giunto, principe. Ramakan? Che vuole? Gli hai scritto una lettera. Gli ho scritto. Scritto chiedendogli di venire coi suoi soldati per proteggere la tua persona e il palazzo reale e per reprimere i tumulti nella città. Da quando un principe egiziano fa attendere il figlio del califfo? Il principe Selim è stato molto ammalato. Dormiva al tuo arrivo. Conducimi al suo letto, è presto.
Magnifico principe, mi rattrista che venendo a Aluan ti incontri con la tristezza. Più che con la tristezza, principe Selim, con l'assassinio del mio compagno d'infanzia, il capitano Hussein. Sta certo che il capitano sarà vendicato. Per il suo vile assassinio, 100 ribelli moriranno alla tortura. Non voglio rappresaglie in massa, beduino. Solo una mano ha lanciato il pugnale e solo una vita sarà tolta. Finché non avrò punito il colpevole, io non mi muoverò da Aluan. Ho mandato a prendere un prigioniero, principe. Forse lo indurremo a fare il nome dell'assassino. E la tua partenza non sarà ritardata. Perché il tuo popolo è in sommossa, principe Selim? Il popolo non si ribella senza ragioni reali o immaginarie? Io so soltanto che nelle ultime 3 settimane hanno attentato ben 3 volte alla mia vita, mentre tutti i miei pensieri sono dedicati al benessere del popolo. No! No! Questo mi sarà Bilaver Megoi, uno dei capi della rivolta. I tuoi falli saranno perdonati se dirai il nome di chi ha lanciato il pugnale che ha ucciso il mio amico. Ma il tuo amico fu colpito da una pietra, non da un pugnale. Prima da una pietra e poi da un pugnale. Io non ho visto. Nobile protettore degli innocenti. Deve essere stato mentre mi sforzavo di arginare la tua furia, mentre mi sforzavo di difendermi dalla tua tremenda scimitarra. Ma nella mia mano non c'erano pugnali. Mentisci, avanzo di cloaca. Mettetela alla ruota finché non confesserà. Portatela via. Vorrei come schiavo questo bricone. La mia vita è tua. Oh, grande, oh, magnanimo, oltranza. Ti servirò bene, sai, rubando solo i più pregiati degli oggetti. Che venga lavato e vestito, poi mandatelo da me. Metti la tua vita a repentaglio. Quella lurida iena ti ucciderà appena gli volgerai le spalle. Al contrario, beduino. Per mezzo suo spero di trovare l'uccisore del mio amico. Come il mio principe vuole. La tua comparsa è intempestiva quanto inaspettata, figlia mia. Come lo erano gli ordini dello sciamano, perché destinati ad impedirmi di esternare la mia più profonda devozione al principe Aidi. Magnifico principe, mia figlia, la principessa Shalimar. Ricorderò a lungo la tua premura, principessa. Mi giunge come un raggio di luna da un cielo tenebroso. Sei ferito. Il pugnale di una ragazza nel bazar. La ferita deve essere lavata e bendata. Il magnifico principe rischierebbe di porre ancora la sua spalla nelle mani di una donna? Lo sciamano è il più sapiente medico di tutto l'Egitto, principe. Solo le sue mani ti cureranno. Se fossi ferito, tu cosa sceglieresti? Gli artigli dello sciamano o le diafane mani della principessa Shalimar? Mi affido alle tue preziose cure. La donna che ti ha ferito deve essere trovata e messa alla tortura. No, io non le serbo rancore. Oh, era dunque tanto bella? Se mi perdoni il paragone, principessa, trovo che la sua bellezza mi ricorda stranamente la tua. Certo, la sua era una bellezza più selvaggia. La riconosceresti se la vedessi? Oh, senza dubbio. E la cercherò finché non la troverò. Perché, principessa? Il principe Selim insiste perché mi assicuri che la tua ferita sia stata ben curata prima che ti scorti nelle tue stanze. La ferita è stata ben curata. Tanto bene che ho la forza di raggiungere le mie stanze senza scorta. Stai qui e aspetta il tuo padrone, cane egizio. Sono Goy, servo straordinario di Sua Sublime Altezza il Principe di Baghdad. Cosa ti condusse nelle stanze del mio padrone? Sono Zala, la più apprezzata liutista d'Egitto. E tu chi sei? Sono Azalea,
la più abile massaggiatrice di tutto l'Egitto. E tu? Io sono Zoe. Sono Goi, lavato e completamente restaurato. Sì, quasi non ti riconoscevo. Via, tutte e tre, al mio padrone non occorrono i vostri servigi. Io sono Zala, nobile padrone. Io sono Azalea. Io sono Zoe. Siamo le tue schiave, ma questa cimice vorrebbe cacciarci. Beh, che io sia lieto fra le donne. Potete restare. Goi. Sì, padrone. Se ho salvato la tua inutile vita, non è stato senza motivo. Oh, ma certamente. È stato per la benignità del tuo cuore, o compassionevole, e perché hai visto subito che ero uomo di vaste qualità, un conoscitore di gemme e gioielli, e un ladro di eccezionale serietà. No. No? Sul tetto del tamburino, a lanciare pietre, c'era una ragazza. Più tardi il suo pugnale mi ferì. Voglio sapere il suo nome. Ah, io ero occupatissimo, padrone. È a me che devi fedeltà, non ad una ragazza del bazar. Io non l'ho vista, io... Forse un po' di tortura ti rinfrescherà la memoria. Era Taura, la danzatrice. Non farle del male, ti scongiuro. Essa è la luce che dà alla mia gente la forza di resistere. Così essa capeggia la rivolta contro il principe Selim? Non contro il principe Selim, contro lo sciamano e i predoni di Ramahan. Mi condurrai da lei. Stanotte. La dimora è tua, magnifico principe. Il principe Idi non perde tempo. Se parla con la gente, potrà raccontare al califfo cose che porterebbero la distruzione su di noi. Non racconterà niente a Baghdad. Hai mai visto tanta grazia, o magnifico? Hai mai visto tanta bellezza, o serenissimo? Al termine della danza, mandami lei. Sento e obbedisco, lodatissimo. Thank you.
Quella fanciulla mi piace. Mandamela. Mi dispiace, nobile signore, ma il magnifico principe Aidi ha già comandato la sua presenza. È scritto che ci inchiniamo tutti al volere di Baghdad, ma glielo dirò. Il principe Aidi vuole che tu vada da lui e anche da Makan. Accorta, Taura. La mia danza ha avuto il favore dei tuoi sguardi, principe. In particolare, perché non vedo alcun pugnale nella tua mano. Farò qualsiasi cosa, purché tu mi perdoni. Allora aiutami a trovare il cane egiziano che ha tolto la vita a Hussein. È stato un egiziano, sei sicuro? Ho visto il pugnale. Io ho visto l'assassino. Fammene il nome e ti saranno donati 2.000 denari d'oro. Non è l'oro che voglio. Allora che vuoi? Dimmi. Che i soldati di tuo padre scaccino Ramakan dalla città. Ciò che sarà dei tuoi infidi sciacalli egiziani non mi riguarda. Il nome dell'assassino. L'arma era egiziana, ma la mano che la stringeva era quella di Ramakan. No, padrone, ha con sé i predoni, ti uccideranno tutti. Ho un testimone dell'uccisione del capitano Hussein. Sperando in una ricca ricompensa, una ragazza del bazar giurerebbe su qualunque cosa, magnifico principe. Ripeti a lui quello che hai detto a me. Sì, cosa dice questa venditrice di imposture? Che era la tua mano che lanciò il pugnale. Tu menti. Perché avrei ucciso Hussein? Lascia che gli risponda. L'ha fatto per accenderti d'odio contro gli egiziani, per poter prendere Alwan senza tema di rappresaglie di Baghdad. Così ucciderà te, perché le notizie dei suoi misfatti non raggiungano le orecchie di tuo padre. Padrone! Manderemo a dire al califfo Ramakan. Niente, capitano Qual. Il principe Aidi non è mai venuto ad Alwan. No, no, Taura! La danzatrice cerca di salvarlo. Eccolo lì, è ancora vivo.
Allah che ti manda. Solo Allah poteva schiaffarmi qua dentro. Presto! Prendi fiato e spingiamolo qui dentro. Coraggio! Conosco tutta Aluan, ma questo posto non l'ho visto mai. Lo credo, siamo nel palazzo reale. Nel palazzo? Ma di qui si va diretti nella sala delle torture, oh stolta anatra generata da un'anatra. Ma perdona, principessa, io non ti attendevo così presto. Il principe Aidi è di nuovo ferito. Oh, principessa, non sarà... Porta delle coperte, presto. Sì, sì, principessa, volo. Tu? La principessa Shalimar? Oh... E io che t'ho chiamata stolta. E anatra generata da un'anatra. Ma ti perdono. La ferita è larga ma non profonda. E la mia testa dura. Se no avrei capito che tanta bellezza non poteva essere stata dispensata due volte. Le tue parole sono dolci. Però al tamburino... Erano aspre. Ed il mio cuore sordo alle sofferenze della tua gente. Ma hai salvato la vita. Da adesso sono ai tuoi ordini. Principessa! Principessa, il principe Selim ti desidera nella grande sala. Mio padre ha un'ora così tarda. Sì, sì, principessa. Lo sciamano è venuto a dirlo. Il principe Aidice è amico. Abbiate cura di lui. Il principe Selim deplora di non poter intervenire a questa riunione, principessa. Al solito l'invito è partito da te e non da mio padre. Su mio ordine, principessa. Un beduino che dà ordini in questo palazzo? Deplorevole necessità. Una questione urgente. Ebbene? Il principe Aidi è sparito. Mi riguarda questo? Ho timore di sì. Può essere sulla via di Baghdad. In tal caso egli tornerebbe con l'armata del califfo per far vendetta sul tuo popolo per l'uccisione di Hussein. In tal caso la testa di tuo padre sarebbe la prima a cadere. Sbagliate. Ramakan e i suoi sarebbero i primi a assaggiare le lame dell'armata del califfo. Hai visto il principe Aidi? Costretta nelle mie stanze per ordine dello sciamano, io non vedo nessuno. Se il principe è ancora nella città, fossi in un tugurio in questo palazzo, ti garantisco che i miei uomini lo troveranno. E quando l'avessi trovato? A determinate condizioni potrei farmi persuadere a far sì che non portasse notizie a Baghdad. E il tuo prezzo per un sì prezioso servizio? La tua mano, principessa. Ho il potere di prendere ciò che voglio, ma chiedo la tua mano. Temo che una principessa morta potrebbe offrirti poche gioie. Temo molto, nobile Ka, che l'odio per te superi il suo amore per la vita. Se si toglierà la vita, tu la seguirai. Allora sii sicuro, nobile padrone, che userò tutti i poteri per proteggere la principessa e me stesso. Hai trovato Aidi? Abbiamo frugato in ogni angolo del porto, nessuna traccia di lui e della danzatrice. Frugate dappertutto, dal palazzo ai sobborghi. E i miei guerrieri del deserto fermino qualsiasi carovana sulla via di Baghdad. Il nobile principe è prontamente guarito. Ti ho detto che ho la testa dura. C'è una cosa che devo dirti. Shalimar, Taur, io ho tante cose da dirti. Non c'è tempo. Ti stanno cercando anche nel palazzo. Devi fuggire. Tu mi chiedi di fuggire. E fuggendo cosa otterrei? Restando qui non puoi ottenere altro che la tua morte. Goi, col tuo aiuto il principe Aidi deve fuggire ora, col favore delle tenebre. Andate a nuoto fino al tamburino. Là troverete una barca nel passaggio segreto. Goi ti guiderà per il fiume fuori della città.
Così potrai raggiungere Baghdad. E tu fuggirai con noi? No, io resto e farò il possibile per proteggere il mio popolo. Ma non puoi restare. Debbo. Non ho scelta. Andate. Giudichi tanto vile da abbandonare a se stessa la principessa Shalimar? Ma mentre combinava la tua fuga non hai mica protestato. Rinchiuso nel palazzo non potevo fare niente per aiutarla. Vieni, andiamo da Babù. Ho un'idea. Ma smetti di gemere, egiziano, e parla. Dove sono? Su Allah, non ho più visto né il principe né Taura da quando sparirono nel fiume. E sarò nascondere nella sua casa. Dici dov'è, miserabile sciacallo? In un vicolo dietro il mercato. Non so quale, non lo so. Noi siamo due soli. Che possiamo fare contro tanti? Speravo nell'aiuto di Babù. Un pugno di coraggiosi. Giocando sulla sorpresa, in poco tempo potrebbe sgominare i beduini. Un pugno di coraggiosi. Non ne esistono ad Alwan? Nessuno è pronto a rischiare la sua vita per salvare la sua principessa? Nel covo dei ladri li troveresti. Se sapessero che la principessa è la loro amata Taura. Il covo dei ladri? È ben nascosto nel centro del mercato, nella caverna di Isis. Andiamo da quei nobili briganti, subito. Vieni, nobile brigante. Nobile padrone. La lascia lavorare un onesto ladro. Oh, Gai, amico, stasera si mangia. Padrone, costui è Oibo, il ladro più piccolo di Alwan. Un ladro con un padrone è una primizia. E con un padrone che è anche principe di Baghdad. Allora seguitemi, un principe sarà l'ospite di un piccolo ladro. Oh, Giaffare è un amico dei ladri. Sa che noi rubiamo per lui 1000 ghiottonerie. Salute! Come vecchia norma, non entrano estranei nel covo dei ladri. Non è un estraneo qualsiasi, Basra. È il mio nuovo padrone. È il lodatissimo principe Aidi, figlio dell'onnipotente califo di Baghdad. Una volta ad Alessandria vidi un principe. Questo mi sembra più un topo di chiavica. Che vuole da noi il tuo inzaccherato padrone? La riscossa della principessa Suramakan e i suoi vampiri. Rischiare la mia testolina per la principessa Shalimar? Tu che ne dici, collega? Io dico impasto a Jafar! No! Impasto a Jafar! Dov'è Taura, la danzatrice? Se fosse in pericolo, nessuno di voi si muoverebbe per salvarla? Che sai tu di Taura? È in pericolo quanto lo è Shalimar. E perché mai? Perché nel bazar è nota come Taura la danzatrice. Ma nel palazzo reale è la principessa Shalimar. Vuoi dire che Taura è la principessa? Sì, è vero, Basra. Proprio stanotte ho parlato con la principessa al palazzo. Vi dico che è Taura. Credi alla sua parola? Per forza, è quella di un ladro. La salveremo. Con tanti specialisti sarà uno scherzo rubarla dal palazzo. Sì, ma la principessa rifiuta di fuggire. Insiste per restare e proteggere il suo popolo. Allora non ci rimane che far sparire i suoi nemici. I beduini! Io non sono un mago. Sono il più misero dei tuoi servi. Come posso dirti quello che non so? A Taura danzavo ogni notte al tamburino, devi sapere dov'è. Se venissi da te nel pomeriggio e ti offrissi 100 dinari per la sua compagnia, me la troveresti subito. Per quanto possano invogliarmi 100 dinari... potrei solo suggerire a tua magnificenza di tornare stasera. Raggile mentitore! Mettetela alla ruota finché non parla! C'è di meglio della ruota, padrone. Aspetta.
Sei debole per la paura, Babù. Siedi. Il vino è dolce e ritembra. Amico Babù, ti posso salvare dalla tortura, posso anche mandarti libero. Ora dici di Taura, la danzatrice. Essa viene ogni notte al tamburino? Dal fiume. Dal fiume? A nuoto, fino al muro dell'argine, fuori dal tamburino. E poi? Se entra nel tamburino attraverso un passaggio segreto aperto nell'argine. E chi teme per entrare con tanta segretezza? Lo sciamano. Perché lo sciamano? Le ha proibito di uscire dal palazzo reale. Viene al tamburino per informare il suo popolo dei suoi piani diabolici. Sarai largamente ricompensato. E ora va al tamburino. Col capitano Qual. Conducilo al passaggio segreto. L'intoccabile principessa Shalimar e Taura, l'idolo della glebe egiziana, sono una sola? È impossibile. Perché discutere, padrone, quando è tanto facile provarlo? Perché tanto triste, principessa? Per più di un motivo. Ma il principe Aidi è fuggito e tornerà da Baghdad con l'armata del califfo. Spazzerà Ramakan e tutti i suoi predoni. Sì, ma passeranno giorni e giorni prima che il principe possa raggiungere Baghdad e ritornare. Potrebbe arrivare troppo tardi. Principessa! Principessa! Ramakan implora udienza. Implora? Sono le sue parole, principessa. Quando un beduino si ammansisce, diffida. Osserviamo questo strano prodigio. Perdona l'intrusione, principessa, ma io ti parlerò di qualcosa che credo ti stia a cuore perché riguarda il tuo popolo. Speravo di occupare la città senza spargere sangue, di guadagnare con l'equità il favore del popolo. Ma al cadere della notte i miei uomini sono stati attaccati senza motivo. Molti soldati sono stati uccisi e le aggressioni continuano tuttora. La tua vendetta dovrebbe colpire tutti per il fallo di pochi? Nel mio desiderio di conquistare il tuo cuore, non ordinerò rappresaglie se non costretto da ulteriori proditori attacchi. Per questo ho fatto gridare proclami per tutta la città. Tanta umanità da parte tua è in attesa quanto benvenuta. Se la pace verrà turbata, non sarà per mia mano. Il suo dire era giusto. Le sue richieste ragionevoli. Per lui, certamente. È convinto che il principe Aidi sia perito nel fiume. Non teme più l'esercito del califfo. Mira soltanto a una facile conquista di Alua. E della sua principessa.
E allora, perché non fingere di credergli per proteggerci fino al ritorno del principe Aidi? Andrò subito in città ad avvertire che sospendano gli attacchi contro i beduini. Ma non puoi, principessa. Manda una di noi. Ti prego, mandami. No, vado io. Il popolo sentirà solo Taura. È troppo pericoloso andare al tamburino. Gli uomini di Khan cercano ancora Taura. Ci vado e subito. Shalimar, l'hanno catturata. Seguimi, padrone. Principe Aidi. Ci sono. Oh, amore, io ti credevo sulla via di Baghdad. Non avrei mai lasciato Alwan senza di te. Altezze, rimandiamo gli slanci a momenti meno critici. Che non so io dove vanno. Seguimi. Temuto per te. Non senza motivo. Era stata catturata dagli uomini di Khan al tamburino.
al tamburino. Grazie dal profondo del cuore, nobili amici miei, per avermi salvata. E a te, principe Aidi, per essere stato così folle da restare. La mia follia ora mi ha abbandonato. Vieni, progettiamo la fuga. Principessa, Ramakan è diretto verso le tue stanze. Aspetta, vengo con te. No, non voglio che mi lasci più, ma Ramakan non deve vederti. Ma tu sola. Non temere, mio principe, per me. So come tenerlo a bada. Ma come può essere tanto bella e tanto caparbia? Solo le donne belle possono permettersi di essere testarde. Principe, siate cauti, gli uomini di Khan frugano ancora il palazzo. Sempre pronti ad accoglierli. Ragazzi? Oh, sì, sì. Se possiamo essere d'aiuto... Saremo felici di fare qualsiasi sì, cosa. Sì. Sì? Per la principessa. L'ho vista coi suoi sciacalli nuotare verso il palazzo. Allora sei certo che Taura la danzatrice è la principessa? Se i capelli della principessa sono umidi, padrone, ogni dubbio cadrà. Che oltraggio è questo? Strana ora per bagnarsi, principessa. Poiché lo sciamano ha creduto di confinarmi nelle mie stanze, il bagno è il mio solo svago. Non dimentichi la danza? Parli per enigmi, beduino. Abbi la grazia di ritirarti mentre mi vesto. Credevo che i beduini fossero così, così belli. Beh, mica tutti. Allora sono fortunata. Beviamo le gioie della notte. Prima devi vedere la luna dal terrazzo. E non è meglio dopo? È una vista che ti lascerà senza parole. Come ti chiami? Io sono Zoe. Ero venuto nelle tue stanze per sapere se i tuoi capelli erano umidi delle acque del Nilo, ma ti ho trovata nella tua vasca, principessa. O preferisci che ti chiami Taura? Le tue parole divengono sempre più strane, beduino. Perdona, mia adorata principessa, nessuna tortura mi avrebbe strappato dalle labbra il tuo segreto, ma la maledetta droga datami dallo sciamano. Non sono in collera con te, Babù, perché conosco troppo bene lo sciamano. E se fossi anche Taura, la danzatrice, allora? La tua danza potrebbe aggiungere fiamme al mio desiderio, ma gli spiriti dei miei soldati uccisi ieri notte gridano vendetta. Domani all'alba nella piazza del mercato saranno giustiziati 10 dei tuoi sudditi per ogni soldato ucciso. Invece di pensare a come distruggere i miei egiziani, saresti più saggio a pensare a come salvare i tuoi beduini e la tua testa. Ora, principessa, sei tu a parlare per enigmi. Stanotte una piccola barca non vista ha lasciato la città. In essa è fuggito il principe Aidi diretto a Baghdad. Dove riparerai, Ramakan, per fuggire la furia dell'armata del califfo? Nel deserto del Sahara o a sud, nelle terre infuocate oltre il Sudan. Quando Aidi tornerà con l'armata del califfo, troverà Alon una città morta. Massacrare il mio popolo ti offrirebbe solo una momentanea soddisfazione, beduino. Potresti averne una più durevole, se fossi disposto a patteggiare. Parla. Risparmia la mia gente. E lascerò la città ora con i tuoi soldati e il tuo triste sciamano. E dividerò la tua tenda. E una volta fuori Alon avrò una principessa morta a comportarmi. No, non mi toglierò la vita. E sarò per te una moglie attenta e fedele. Questo solennemente giuro nel sacro nome di Madre Iside. Prezioso accordo. Ordinerò ai miei soldati di evacuare la città. Preparati, mia principessa.
perché tornerò domani all'alba per scortarti di là dal fiume dove diverrai moglie di Ramakan. Rilasciatelo. Almeno abbiamo reso eterno il sonno di qualche beduino. Potessi rendere uguale servizio a Ramakan? Shalimar. Ma perché mai tanto triste? Ho informato Ramakan che eri scappato a Baghdad e che saresti tornato con l'armata del califfo. Il che deve avergli dato qualche brivido. All'alba andrà di là dal Nilo, dove riunirà la sua gente e fuggirà per evitare la tua vendetta. Liberarsi del beduino e dei suoi tagliagole è motivo di gioia, e non di lacrime. Egli non parte solo. Tu e Ramakan. Non lo permetterò mai. Se questa fosse Baghdad e i miei egiziani e i tuoi persiani, non sacrificheresti tutto per salvarli? Principessa, noi siamo egiziani. E vogliamo morire se è necessario. Te lo chiediamo come se fossi Taura, resta. Posso rispondervi solo come vostra principessa. Non posso restare, ho giurato. Oltre a ciò, posso solo dirvi grazie. E addio. Ma non possiamo fare niente. Per adesso niente. Torniamo alla caverna di Iside. Vi raggiungerò dopo averle dato l'addio. Incontrata da così poco. E già ti devo dire addio. Non dire niente. Nei miei pensieri tu sarai sempre con me. E nel mio cuore. Ricordo di queste ore sarà con me. Ora devi andare. Presto Ramakan sarà qui. Quando passerai davanti al tamburino sarò là a guardarti. Non mi vedrai, ma ci sarò. Coraggio di camminare nelle tenebre che ho dinanzi. Non hai sorriso né parole per il tuo futuro consorte? Ho mantenuto le promesse. Tuo padre è tornato sul trono. Non ho toccato i tuoi egiziani. Benché abbiano mietuto vittime fra le mie truppe durante la notte. E adesso, verso quale sterile plaga siamo diretti? Non è una sterile plaga. È Mombasa, sulle rive del mare d'India. Una città di rara bellezza e centro famoso di traffico dell'avorio, dell'oro e degli schiavi. Un'altra città da conquistare. Un'altra gente da schiacciare sotto il tuo tallone. Dove vado io c'è un solo padrone, Ramakan.
state pronti. E che Allah vi protegga. E se Allah ha degli amici, si faccia dare una mano per proteggerci. Entra qua e non ti far vedere. Il principe Aidi è tornato presto da Baghdad, ma con un'esigua armata. Sta tranquillo, padrone. Non deve scappare nessuno. Di un beduino non mi fido neanche quando è morto. Egiziani, abbassate le armi. Getta le armi, principe Aidi, o la principessa morirà. No, Aidi, no! Avrai ricompense e regali, piccolo amico. Madre Iside ha ascoltato le mie preghiere. Hai compiuto un vero miracolo. Sei dell'opinione che Madre Iside mi aiuterebbe in un secondo miracolo oggi? Che domani, quando partirò per Baghdad, possa averti con me. Che Iside, nella sua grande bontà, possa esaudire un comune desiderio. Se il sacro fuoco si animerà, il nostro amore arderà eterno.